Ciao, quello che abbiamo visto settimana scorsa era tutta l'esecuzione del brano. E come spesso accade, lo faccio chiaramente per le persone che seguo, per i miei allievi, e lo dico sempre, per cui magari non sempre sono chiaro, per le persone che magari mi vedono su YouTube. Adesso vediamo la parte finale, lo facciamo lentamente. È interessante vedere magari le dita e come lo vado a eseguire per memorizzarlo in pezzetti. Per cui prima parte fondamentalmente. Lo rifaccio più lentamente. Ok, risalgo. Ok, per cui salgo con delle scale maggiori, fino ad arrivare a questo primo La, che praticamente è come se fosse questo, no? Ok. Guarda bene come lo suono, eh? Questo può essere frainteso, per cui nota bene la differenza fra l'una e l'altra. Te le risuono tutte e quattro. Da qui salgo con Re, vedi che salgo in questo modo con Re, mi avvuoto, ok? Quindi, riparto. Fa, Sol. Quindi parto dal Mi a vuoto. E comincio a suonare una scala fondamentalmente come se fosse estesa mi solidia, no? Ok,
c'è un piccolo arpeggio. Ok, devo cercare quindi andando a tempo, per cui adesso fino a qui, cercherò di memorizzare tutta questa parte. Quindi riparto da capo e terzo, quarto. Se noti, quando io mi sposto qui, non è che plettro bene tutto, faccio abbastanza un hammer, vedi che. Ho fatto vedere nel corso degli anni che a volte lo faccio sentire che sia definito, però spesso uso questa tecnica. Soprattutto quando ho le pennate estese, le diteggiature estese, uso un giù, un down, up and down, vedi? Cioè la mia pennata non è sempre alternata, però è definita, è definito il mio modo di suonare perché uso molto, ok? L'hammer, ok? Per cui, se noti la velocità mi consente. Quindi queste sono le note che noi andiamo a spostare fino a questo do. Ora c'è la parte finale dove noi andiamo a utilizzare sia scale maggiori che la scala minore armonica a un certo punto. Vediamo come memorizzare meglio questa parte. Per cui l'ultima parte della, diciamo così, della solo, non mi viene la parola, per memorizzarlo lo dividiamo in pezzettini. Primo. Ok. Lo attacchiamo con questo. Da qui ci attacchiamo qua. Ci spostiamo qui. Sembra strano, però ascolta bene. Perché vedi che da questo Mi, cioè che chiamo al Mi basso, sono tutte parti di cui risuoniamo la stessa cosa, magari. Diciamo così, la stessa nota sotto sopra, per cui. Risalgo. Vedi? Minore armonica. Stesse note. Di
di una semplicità assurda, ok? Per cui lui non è che ha avuto un'intuizione banale da un certo punto di vista, semplicemente lo porta velocissimo, ok? Questo è quanto. Lo rivediamo suonato lento sulla backing track.